L'augurio di una buona serata e ben ritrovati con l'informazione di Teleiride. Seduta straordinaria in consiglio regionale a Firenze per parlare della tragedia del macrolotto a Prato. Si è espresso anche il governatore della Toscana, Enrico Rossi. Una decisa repressione dell'illegalità e provvedimenti per fronteggiare un'emergenza umanitaria. Questi cardini dell'intervento del governatore Enrico Rossi durante la seduta straordinaria del Consiglio regionale, convocata per una riflessione sulla tragedia di Prato, che ha visto la morte di 7 operai di origine cinese per un incendio scoppiato nel capannone in cui vivevano e lavoravano. Tra le proposte illustrate spicca quella che è già destinata a suscitare polemiche, la creazione di dormitori irregolari adiacenti ai luoghi di lavoro. Se questa è la realtà, va affrontata anche con l'allestimento dei dormitori, anche negli stessi capannoni, con regole ben precise, dormitori a norma nei quali non si muore nei roghi come è accaduto di recente. Sembra un grave tornare indietro, una proposta di questo genere mi lascia veramente stupefatto. Io credo che siamo ancora di fronte a una lettura ideologica e sbagliata della situazione di Prato, da parte di chi per 20 anni non ha voluto vedere quello che stava succedendo. Plaude invece la maggioranza, che apprezza tra le altre cose l'idea di destinare un maggior numero di personale al controllo sanitario dei capannoni, condivisa da tutte le parti la richiesta di un maggior coinvolgimento dello Stato. E intanto è atteso nei primi mesi del 2014 un piano governativo elaborato di concerto con la Regione Toscana per affrontare quella che è stata definita un'emergenza nazionale. E di questo si parlerà anche stasera nel nostro salotto politico a giro tondo con in studio Valentina Buti e Andrea Vignolini alle ore 21:20. Mi raccomando, non mancate. Cambiamo argomento perché la Regione Toscana pubblica un nuovo bando da circa 5 milioni di euro per le piccole e medie imprese che vorranno promuovere i loro prodotti all'estero. La Regione Toscana ha pubblicato il nuovo bando da 5 milioni di euro per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese toscane, ovvero quelle aziende che vogliono promuovere i loro prodotti all'estero o aprire sedi di rappresentanza, in particolare i paesi al di fuori dell'Unione Europea come i BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, Stati Uniti, Giappone, Vietnam, Emirati Arabi e Turchia. Dal gennaio del 2012 sostanzialmente la Toscana è sempre la prima o la seconda regione che vede aumentare le proprie esportazioni rispetto ai periodi precedenti e già oggi siamo stabilmente sopra i dati del 2007. Vogliamo andare ulteriormente avanti e quindi mettiamo a disposizione queste risorse che si aggiungono agli oltre 30 milioni che dal 2007 abbiamo messo a disposizione del sistema di imprese e ci ha permesso di essere presenti su tutti i settori produttivi in gran parte del mondo. Il bando consente alle imprese di accedere a un contributo in conto capitale a fondo perduto, pari al 50% delle spese necessarie per far fronte agli investimenti. Le domande potranno essere consegnate online sul sito Artea dal 13 gennaio al 14 febbraio. Tra pochi giorni è Natale e noi abbiamo preparato delle piccole curiosità per voi. Le feste alle porte, noi abbiamo deciso di andare in centro a Firenze per scoprire cosa faranno i nostri cittadini il giorno di Natale. Cosa farà per Natale? Festeggiate il 24 o il 25 a pranzo? No, noi il 25 a pranzo, il 24 si va a messa. Siamo in casa. Casa, sì, con i parenti. No, casa tradizionale. Io penso di andare a cena con la mia famiglia, penso di andare in qualche ristorante. A Natale si scende in Terronia, è sacrosanto. Qui Natale sto a casa, festeggio in casa. Festeggiate il 24 o il 25? 25. Cosa farà il pranzo di Natale? Cucina lei? No. Sono vietata. Ma quanto si è sentita la crisi quest'anno? Qualcuno avrà rinunciato ai tradizionali regali di Natale? No, quei regalini si diminuiscono, insomma. Direi che i regali sono stati fatti, però a parer mio di prezzi diciamo più bassi rispetto al solito. Io penso che sia successo questo. Avete avuto più difficoltà quest'anno nel fare i regali? Si è sentita la crisi? Eh beh, un po' sì, però ci sono delle buone occasioni che potete fare. Un po' sì, un po' togliamo anche sì.
più difficoltà sì, però non mi interessano i regali. Il Natale per me ha un altro significato. Che significato ha? È la nascita del Cristo. Quindi andrà alla messa anche? Certamente, certo. Quello è il significato di Natale, che si è un po' perso per la strada. Buon Natale. Anche a lei, grazie a tutti. Buon Natale a te. E con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.